Guarda tutti chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Vabbè, c'è sempre qualcuno che telefona a questa radio dicendo: ma tu non devi dire che i cattolici non devono stuprare bambini. Come ti permetti di dire che i cattolici stuprano bambini? I cattolici stuprano sempre bambini, sia dal punto di vista psichico sia dal punto di vista fisico. E migliaia di processi ne stanno a dimostrare come questa attività sia in corso. E questa attività fa indignare, fa incazzare. E fa incazzare anche l'atteggiamento sociale che hanno spesso le autorità civili nel tollerare che questo avviene. È un dato di fatto, non è una questione come ti permetti di, è come si permettono i cattolici di tentare di distruggere la società civile, come si permette quel lazzarone di Ratzinger di parlare contro l'aborto, come si permette quel delinquente di Ruini di parlare contro l'eutanasia. E questa è la realtà di fatto. Che dopodiché i cattolici credono di essere a immagine e somiglianza del loro Dio pazzo, cretino e deficiente, lo so, ma il loro Dio è un povero pazzo, cretino e deficiente perché lo dicono loro attraverso la Bibbia, non perché lo dico io. Perché nella Bibbia il Dio dei cristiani è il Dio che viene descritto nella Bibbia, non è l'uno dei neoplatonici. Per cui, mentre i neoplatonici hanno una descrizione del loro uno, del loro Dio, per cui hanno una definizione abbastanza precisa, il Dio dei cristiani è il Dio della Bibbia, un Dio che ammazza, che distrugge, che macella le persone solo per il gusto di farlo. Distrugge le società civili, distrugge i popoli, macella bambini nel modo più infame e più squallido che ci sia. Questo è il Dio dei cristiani, per cui è inutile dire statro come ti permetti. Io so benissimo che i cristiani sono andati avanti per 2000 anni a bruciare vive le persone per imporre le loro pazzie, le loro follie, ma è un'infamia, è un delitto, è una cosa della quale le persone devono indignarsi, perché non è possibile che ancora al giorno d'oggi siano i preti che costringono bambini in ginocchio a pregare. È veramente un'infamia. Io posso capire che lo Stato dice: ma noi non perseguiamo quel delitto. Però deve nascere la ripulsa civile per questi atti, perché sono degli atti criminali e degli atti che vanno censurati. E poi conosco benissimo gli effetti della manipolazione mentale dei cattolici sulle persone, conoscono benissimo le illusioni che vendono, ma sono dei crimini, e dei crimini gravi, perché il genocidio è un crimine grave. E nel nostro sistema giuridico il genocidio, che è all'interno dei reati contro l'umanità, non cade mai in prescrizione. E quando io accuso tutti i cattolici del fatto che singoli cattolici stuprano fisicamente i bambini, non è una cosa che mi invento io, prima di tutto perché nella loro dottrina, visto che l'imitazione di Cristo, Cristo è stato arrestato con un ragazzino nudo. Il pazzo di Nazareth nel Vangelo di Marco viene arrestato col ragazzino nudo. E se gente come Wojtyla, Ratzinger, Giovanni XXIII non hanno mai condannato la pederastia, come del resto non hanno mai fatto i cattolici prima di loro, naturalmente, non è perché non voglio condannare la pederastia, ma perché l'atto di pederastia fatto dai preti è ad imitazione del Gesù di Nazareth, è ad imitazione di Cristo. Per questo Ratzinger non potrà mai condannare la pederastia, condannerà gli omosessuali, perché accuserà di essere gli omosessuali che siano quelli che fanno la pederastia, invece non è vero. La pederastia è un comportamento generale di tutti i preti ed è ad imitazione di Cristo. Viene imposta a livello educazionale ai bambini che cresceranno con una sessualità disturbata proprio per la loro azione. Naturalmente non saranno il 100% dei bambini, ma sarà quella grande percentuale che dopo va a costruire il disagio sociale. E quando io dico che ogni singolo cattolico è responsabile degli atti, è perché il reato di partecipazione morale esiste nel nostro codice civile, nel nostro codice penale, e fino a 30 anni fa il reato di partecipazione morale, cioè responsabilità collettiva nel singolo atto criminale, veniva punito esattamente come l'atto criminale stesso, e la magistratura lo trattava in quei termini. Fu dopo che la Corte di Cassazione ha messo dei limiti, ha messo dei paletti precisi come usare quel tipo di reato e le tipologie in cui il reato poteva essere applicato o non poteva essere applicato. Ma comunque
il concetto generale per cui tutti i cattolici sono responsabili dello stupro dei bambini fatto dai singoli preti è una condizione filosofica, cioè è un modo corretto di considerare la relazione fra singolo individuo e insieme in cui quel singolo individuo agisce. Perché se i cattolici non vogliono essere accusati di essere dei complici stupratori di bambini, non vengono a telefonare a questa trasmissione dicendo ma tu come ti permetti, ma vanno da Ratzinger e gli dici ma tu come ti permetti di stuprare bambini. Perché vi ricordo che Ratzinger è stato riconosciuto responsabile di stupro di bambini. Te lo ripete, Ratzinger è stato riconosciuto responsabile di stupro di bambini. Dove? Era sotto processo in due tribunali americani. Ebbene, quei due tribunali americani hanno avuto un'ingiunzione dal Consiglio di Stato statunitense perché non continuassero l'azione giuridica, l'azione di persecuzione nei confronti di Ratzinger, in quanto Ratzinger era considerato un capo di Stato. Ma il fatto stesso che il Consiglio di Stato americano sia intervenuto sui tribunali anziché avere una sentenza di assoluzione dimostra che la sentenza di condanna era già in atto e che Ratzinger è stato sottratto alla condanna di aver stuprato bambini da complicità morale di stupro di minori soltanto da un intervento di autorità nei confronti del tribunale. Pertanto Ratzinger con questa azione è stato moralmente condannato, cioè è stata riconosciuta la sua partecipazione morale nello stuprare bambini. Che poi gli Stati Uniti dicano Ratzinger è un capo di Stato per cui non si può processare, questa è una scelta del governo degli Stati Uniti, ma non è una soluzione morale, semmai è una condanna morale, nel senso che i presupposti per la condanna c'erano ed è intervenuto di autorità lo Stato americano per impedirne la condanna, ma i presupposti morali per la condanna restano intatti, per cui Ratzinger è stato condannato in realtà dal punto di vista morale. Non ha avuto una sentenza di condanna del tribunale, ma perché la sentenza di condanna del tribunale è stata fermata dal Consiglio di Stato americano. Però aver fermato quella sentenza non significa che non esista una condanna morale per cui Ratzinger va censurato come stupratore di bambini. Non so se sono stato chiaro come ragionamento. E non è uno scherzo, perché quel disgraziato di Ratzinger ha convalidato, confermato, sottolineato il documento con cui quel delinquente di Giovanni XXIII minacciava di scomunica tutti coloro che avessero denunciato preti nello stuprare bambini. E Ratzinger ha ribadito nel 92, se non sbaglio, anno più o meno, la validità di quel documento, proprio per proteggere l'attività di stupro di bambini ad opera di preti cattolici. Per cui è dogma, cioè stuprare i bambini per i cattolici è un dogma. Ricordate quando portate i bambini dal prete. Forse non troverete mai il prete che metterà le mani sui bambini. Però ricordatevi che la regola è questa. Poi la società civile, chiaramente quando viene a conoscenza dei fatti, procede. E i fatti su cui si procede è logico pensare che siano infinitamente più bassi dei fatti su cui la società civile non è in grado di proteggere, di procedere. Perché? Perché, come hanno detto gli inquirenti erano increduli di tutto il male che aveva fatto quel prete di Arezzo, che vi ho detto oggi. Cioè, gli inquirenti sono increduli. Però io mi ricordo che molte cose erano increduli all'inizio, lo stesso per quanto riguarda gli Stati Uniti, lo stesso per il Canada, lo stesso per l'Australia, ed erano un essere increduli voluto, una cecità prodotta dalla manipolazione mentale dei cattolici, una illusione secondo cui certi personaggi sono buoni proprio per essere quei personaggi. E su quei personaggi non si mette attenzione, cioè le forze dell'ordine non mettono attenzione, non mettono attenzione sui preti, non mettono attenzione sui frati, non mettono attenzione nelle istituzioni religiose, e nasce il disagio sociale, nasce la delinquenza.
E naturalmente c'è sempre qualcuno a dire: come ti permetti tu di denunciare queste cose? No, come ti permetti tu di difenderle? Cioè, con quale logica, con quale senso civile una persona può difendere il diritto dei cattolici a stuprare bambini? Può essere che un magistrato dica: questo reato va punito con questo in questo modo, quest'altro reato va punito nell'altro modo. Ma dal punto di vista morale, dal punto di vista della società civile, l'indignazione deve essere forte e deve essere profonda se c'è un amore per la società nella quale viviamo. Altrimenti c'è il disprezzo, il saccheggio, la complicità nello stupro di minori. Ed è grave, ma veramente grave, perché ci dimostra a che punto è arrivata la capacità di manipolazione mentale della Chiesa Cattolica nei confronti delle persone. Veramente grave. Tolto questo a livello comune, esistono anche altre cose, esistono delle opportunità a livello politico, esiste mafia a livello politico, mafia, si chiama voto di scambio, no? Io ho qui un articolo di Forza Italia, dice: vai a cercarti il parroco ai suoi candidati, vai a cercare il parroco e troverai i voti, cioè, e si chiama voto di scambio a casa mia, però sai, se lo fa Totò Reina è un conto, se lo fa il prete sembra che ci sia attenuanti, ma a parità di reato c'è parità di pena nel nostro sistema giuridico. Poi che ci siano delle aggravanti, delle attenuanti, delle cose che rendono più pericolosa una cosa o meno pericolosa, quello è un altro discorso. Va bene, chiudiamo qui l'argomento, che comunque sarà oggetto di, è stato un oggetto di apertura di queste trasmissioni ben 10 anni fa circa, il 21 novembre 1996, e penso che continueremo ancora, insomma, visto che le cose da allora non si sono attenuate, ma si sono invece aggravate in maniera pesantissima. Va bene, riprendiamo un attimino qui il discorso sulle correnti vegetative. Le correnti vegetative, torno a ripetere, ancora tratta del crogiolo dello stregone. Ed essenzialmente le correnti vegetative hanno sono all'interno di tre dibattiti, cioè di tre elementi del crogiolo dello stregone, che servono per manipolare la nostra attenzione, cioè per impadronirci, per controllare, per pulire la nostra attenzione, pulirla specialmente dalla manipolazione mentale dei cattolici, purtroppo. Non lo faremo mai abbastanza, anche perché il discorso della manipolazione mentale, che è un discorso di azione che dall'esterno viene imposta alle nostre emozioni, obbedisce a regole che sono abbastanza conosciute anche in psicologia. In pratica, quando si subiscono dei fenomeni dall'esterno, quando dall'esterno di noi subiamo delle azioni, queste azioni vengono ad incidere sulla nostra struttura emozionale a seconda, primo, della violenza con cui tali azioni agiscono e dal coinvolgimento dei nostri sentimenti e nostre emozioni. Cioè, tanto più queste azioni sono violente nei nostri confronti, tanto più le nostre emozioni vengono alterate da queste azioni. La cosa viene ad aggravarsi quando l'azione del fenomeno esterno viene ad agire sulle nostre emozioni per tempi lunghi, cioè tanto più sono i tempi dell'azione e tanto più le nostre emozioni vengono incise, cioè vengono coinvolte, vengono manipolate dal fenomeno esterno. Ancora di più, l'intervento di fenomeni esterni sulle nostre emozioni è tanto più profondo e tanto più duraturo quanto giovane è il ragazzo, la persona. Abbiamo una capacità di incidere sulle emozioni nei primissimi giorni di vita e all'interno dei primi 10 anni di vita i fenomeni esterni incidono sulla struttura emozionale delle persone a livello talmente profondo che difficilmente nel resto della vita riusciamo a ripulirli completamente. Pertanto, tutta quella che è la capacità del mondo esterno di incidere sulle nostre emozioni è abbastanza conosciuta in psicologia e in psichiatria.
Per liberarci di questo, in realtà di certe cose non ci liberiamo mai, però possiamo mettere ordine, cioè possiamo ordinarle. Cioè in pratica possiamo far sì che certe azioni distruttive prodotte dal mondo esterno sulle nostre emozioni non ci impediscano di vivere, non ci impediscano di mettere in atto le nostre strategie esistenziali. Però per far questo è necessario agire essenzialmente sulle nostre emozioni e per liberarci di tutto questo lo dobbiamo fare noi e spesso lo dobbiamo fare affrontando delle situazioni che sono piuttosto dolorose. Una delle cose che mettono a posto la nostra struttura emozionale, ma non la mettono a posto perché la rivendicano a un modello di verità, perché la ripuliscono, perché la rimettono in ordine. Non esiste un modello di verità dell'uomo, per cui una giusta struttura emozionale. Non esiste questo. Però noi possiamo, sia attraverso il crogiolo dello stregone, ma specialmente il nostro vivere per sfida, incidere progressivamente sulla nostra struttura emozionale, facendo sì che tutto quello che noi abbiamo subito venga limitato o dargli un ordine diverso o anche cancellato, cioè cancellarne anche alcuni effetti. E per far questo necessario è il vivere per sfida e necessario è praticare l'uso della nostra attenzione. L'uso della nostra attenzione è che in questi tre elementi che coinvolgono direttamente l'attenzione ed è la meditazione, la contemplazione e ascoltare le correnti vegetative, con le correnti vegetative noi abbiamo spostato l'attenzione dentro noi stessi. C'è un universo dentro di noi, un universo infinito che si muove, che armeggia, che ci manda segnali, che ci manda intuizioni, che manipola la nostra ragione. È un universo che la nostra struttura educazionale riduce al silenzio. Cioè dice no, tu non devi parlare, tu non devi intervenire. Purtroppo cosa succede? Succede che quell'universo comunque vive, comunque agisce, comunque manda segnali e quei segnali vengono accecati, vengono bloccati dalla nostra ragione. La nostra ragione impedisce che quei segnali dall'interno, dal nostro interno giungano alla coscienza, giungano alla consapevolezza, incidino sulle nostre azioni. Ebbene, chi pratica un sentiero di stregoneria, chi pratica un sentiero di libertà, deve limitare sempre l'azione della ragione sui segnali che ci arrivano al mondo, sulla nostra capacità di interpretazione del mondo, sulla nostra capacità di capire il mondo. E appunto nelle correnti vegetative stiamo spostando questa attenzione. Proviamo ad andare avanti con la lettura dove eravamo rimasti il 24 novembre. Ad esempio, il pensiero è manifestazione verbale delle proprie sensazioni, delle proprie emozioni, delle proprie predilezioni. Il ragionamento, la razionalità, non è in grado di modificare la struttura del nostro pensiero. Per modificare la struttura del pensiero umano è necessario rimuovere prima i blocchi emozionali che lo circondavano, che lo circoscrivono. Quando noi pensiamo fra di noi, usiamo il dialogo interno per parlare a noi stessi delle cose che ci eccitano, delle cose che ci fanno arrabbiare, delle emozioni e delle sensazioni che proviamo, eccetera, cose che comunque alimentano le nostre emozioni. Attraverso l'ascolto delle correnti vegetative e poi facendo coincidere il nostro vivere, finalizzando i nostri obiettivi e i nostri intenti, noi costruiamo un'altra passione, un'altra eccitazione. Il movimento fisico contratto, dovuto al condizionamento educazionale, si rimuove ascoltando le correnti vegetative. E questa rimozione si trasferisce poi nel vivere per sfida attraverso l'ascolto dell'intento al movimento dei fini della propria vita. Sciogliere blocchi educazionalmente imposti o tare e far scorrere la nostra energia nella direzione che il blocco vuole impedire è importante come modificazione soggettiva per meglio rapportarci col mondo. Ricordiamo che le predilezioni soggettive conducono il nostro modo di usare la volontà
e incanalano la nostra energia vitale. Anche se noi individuiamo nelle nostre predilezioni soggettive delle tare, delle malformazioni, delle fobie o delle espressioni che consideriamo amorali, è comunque da quelle predilezioni soggettive che dobbiamo partire per modificarci in relazione al mondo, cioè per diventare adeguati e vivere nel mondo in cui noi viviamo. Cioè, se io ho delle reazioni violente ogni volta che sono davanti a dei problemi, con le mie reazioni violente devo farci i conti. Se io ho questa tendenza è un aspetto della mia rappresentazione nel mondo. E allora a quel punto cosa faccio? O impongo dei limiti morali, dei limiti che sopprimono questa tendenza violenta, e allora creo delle tare perché l'energia che libero nei miei atteggiamenti violenti viene di fatto bloccata. Oppure faccio sfogare questi atteggiamenti violenti in una direzione positiva, cioè in una direzione che faccia, che sia di ricchezza anche alla società. Cioè, se io ho degli atteggiamenti che potrebbero essere distruttivi o che potrebbero essere dannosi, non è che io, devo fermare l'energia che si sfoga in quegli atteggiamenti, ma devo riuscire a spostare quell'energia, l'uso di quell'energia, l'uso dell'espressione di me stesso in aspetti che non portino danno né a me né agli altri. Per cui devo cambiare cosa? Devo cambiare le mie predilezioni soggettive. Cambiando le mie predilezioni soggettive, faccio uscire comunque quell'energia e ho un ritorno, come un guadagno, come un modo di vivere diverso. Il piacere che traiamo dall'uso della nostra energia nel manifestare le nostre predilezioni soggettive alimenta la nostra energia e nello stesso tempo modifica le nostre predilezioni. Ciò appartiene alla nostra modificazione soggettiva all'interno del nostro modo di vivere per sfida. Ascoltare le correnti vegetative per alimentare e nutrire il nostro intento, che alimentandosi e modificandosi ci mette in condizioni di alimentare ulteriormente le nostre correnti vegetative. In pratica, cosa che succede? Ascoltando le correnti vegetative, io ho tutta una serie di intuizioni che da dentro di me emergono e mi portano ad agire al meglio nel mondo. Ma quell'agire al meglio nel mondo, quelle intuizioni che emergono, sono comunque degli scoppi di energia. Degli scoppi di energia che sono dovuti o che sono l'effetto dell'aver ascoltato le correnti vegetative. Ma se io ho degli scoppi di energia, se io ho delle intuizioni positive nell'affrontare il mondo dovute al fatto che io ho ascoltato le correnti vegetative, questi scoppi di energia non fanno altro che aumentare, alimentare le correnti vegetative stesse. Per cui aumenta ancora la mia libertà interna e aumenta ancora la mia capacità di produrre intuizioni, di produrre emozioni, di produrre percezioni nei confronti del mondo in cui vivo. E questo è un sistema d'accumulo, cioè un sistema che più tu ascolti le correnti vegetative aprono i canali dell'intuizione, i canali di intuizione alimentano le correnti vegetative che ti portano ad ascoltare maggiormente le correnti vegetative che ti portano ad aumentare l'intuizione. Il tutto è funzionale soltanto al vivere per sfida. Cioè, solo se il tutto poi si riversa nella nostra vita quotidiana come soluzioni che noi abbiamo nelle nostre azioni, questo obbedisce a quella che è poi la legge universale reichiana di accumulo, tensione, carica, scarica, rilassamento, che ti porta ad affrontare il mondo, ti porta ad accumulare energia vitale, ti porta ad accumulare potere di essere. Il blocco dell'energia dentro di noi, che spesso si trasforma in tare, in fobie e in altre condizioni, impedisce l'espressione delle emozioni in funzione del piacere soggettivo dell'individuo per sottomettere le sue emozioni a condizioni di timore, paura o terrore.
Spesso paura di esprimere se stessi, impossibilitati a costruire delle strategie soggettive funzionali e spesso costretti a manifestare le proprie predilezioni attraverso comportamenti illegali. Avete presente le conseguenze dell'imposizione al bambino di non piangere perché lui è maschio? Oppure le conseguenze dell'impedimento alla masturbazione? Queste e altre forme di blocchi emozionali negli individui, talmente violenti, che costoro avvengono in modo talmente violento che costoro portano alla distruzione di interi sistemi sociali. La distruzione di interi popoli delle Americhe, particolarmente evidenti in America Latina, nell'Africa, fu alimentata da individui che con quei blocchi emozionali dovuti a impedirgli di piangere, impedirgli di comportarsi come volevano, impedirgli la masturbazione, eccetera, quei blocchi emozionali soddisfecero le loro predilezioni così alterate. Così alterate mediante l'imposizione di se stessi quali padroni di individui attraverso la devastazione e il genocidio, al fine di imporre i loro stessi blocchi emozionali, per esempio imporre i vestiti per questioni morali comportò il genocidio di tutte le popolazioni della Terra del Fuoco. Il comando dei sistemi sociali hanno usato opportunamente tali individui e hanno tratto forza e ragione di essere dalla loro attività di costruttori di campi di sterminio. In pratica, se le nostre correnti vegetative non scorrono dentro di noi, si formano blocchi di ordine fobico, blocchi di ordine paranoico, vari blocchi psichici. Quei blocchi psichici non sono fermi dentro di noi, ma si trasformano in alterazione della struttura emozionale. L'alterazione della struttura emozionale ci porta a vedere il mondo in un certo modo e imporre noi stessi in un certo modo nel mondo. In pratica, una struttura emozionale di un certo tipo produce idee, produce modi di vedere, modi di agire di un certo tipo. Quando la struttura emozionale è soggetta a blocchi energetici, è soggetta a sottomissione, crea un mondo sociale strutturato sulla sottomissione, un mondo sociale strutturato sui blocchi energetici. Per cui le società civili pagano un prezzo altissimo per questo, perché tutta la conflittualità che ne deriva da ciò è una conflittualità che va a costruire disagio sociale. Nello stesso tempo, avere blocchi di tipo energetici, fobici, emozionali, impedisce agli individui di intuire, di percepire il mondo che ci sta attorno, impedisce agli individui di percepire una realtà diversa, ma soprattutto impedisce agli individui di percepire la realtà diversa e di imparare ad organizzarsi per vivere all'interno di quella realtà. Pertanto, non riuscendo a percepire una realtà diversa, che comunque da quella realtà arrivano fenomeni e che quei fenomeni ci travolgono, non riuscire a comprendere la qualità di quei fenomeni, non riuscire a comprendere da che mondo e dove vanno a parare quei fenomeni e come quei fenomeni agiscono su di noi, le persone si nascondono per paura, si nascondono per terrore e hanno paura dello sconosciuto che le circonda. Dopodiché vi prendete la casistica della psicanalisi e vi accorgerete quanto questo sia devastante all'interno del sistema sociale. Percorsi di attivazione della percezione fisiologica. Ricordiamoci che noi forgiamo noi stessi per vivere nel mondo in cui siamo nati. Noi, ogni singolo essere umano e ogni singolo essere della natura, siamo nati per sfida, viviamo per sfida e moriamo per sfida. La nostra palestra in cui agiamo per costruire il nostro corpo luminoso è il nostro mondo quotidiano. Per questo motivo sono contrario alle pratiche castanediane di tensigrità. Vale per le pratiche castanediane di tensigrità, ma vale anche per lo yoga, vale anche per certe discipline orientali, vale per tutta una serie di discipline fisiche attraverso le quali manipolare la propria energia. Perché questo? Perché in realtà l'uomo manipola la propria energia proprio vivendo quotidianamente.
essendo un uomo appassionato, un uomo che vive nella vita quotidiana, un uomo che è interessato a quanto gli succede attorno, a un uomo che, un uomo, una donna, che vanno alla ricerca del piacere. Cioè, questo è il vivere per sfida. Per cui tutte quelle che sono le pratiche, diciamo così, di concentrazione, di yoga, che è stesso ascoltare le correnti vegetative, ha delle funzioni soltanto in funzione della vita quotidiana, cioè sono dei mezzi con cui noi affrontiamo la vita, non sono il fine. È un modo per appropriarsi di una tecnica, per aprire le nostre intuizioni e usarle nella vita quotidiana. Anche perché se voi usate le correnti vegetative per avere delle intuizioni, cioè per riuscire ad avere delle intuizioni positive, non è che vi escono le intuizioni che voi volete, ma vi escono le intuizioni guidate dalle vostre esigenze emotive. Ma se voi non vivete per sfida nella vita quotidiana, non siete nemmeno in grado di presentare delle esigenze emotive sulle quali concentrare le vostre intuizioni. Pertanto, anche dopo un po' che usate, ascoltate le correnti vegetative, vi escono le intuizioni. Ma se le intuizioni non hanno spazio nell'azione, non hanno spazio proprio nella vita che andate a fare tutti i giorni, dopo un po' sparisce tutto quanto. Cioè, in pratica avete avuto un bel inizio, un inizio a suono di tamburi, e dopo sparisce. Questo è una cosa molto comune, specialmente per i sognatori, per esempio, che trovano le mani in sogno. È sicuro che trovare le mani in sogno e diventare coscienti che si sta sognando è una scoperta enorme, cioè ti dà delle esplosioni di energia che sono spaventose. Quei sogni, voi ve li ricordate sempre, solo che quei sogni aprono in realtà un campo di addestramento, chiamiamolo così fra virgolette, al corpo luminoso che nasce. E non sempre voi avete quei sogni all'infinito. Quei sogni, quelle esplosioni in cui siete coscienti di sognare, ad un certo punto spariscono. Spariscono perché? Perché se voi avete agito correttamente, avete aperto dentro di voi il campo d'azione del vostro corpo luminoso. E ciò che il vostro corpo luminoso percepisce del mondo sono cose che esulano dalla ragione, cioè per la ragione sono assolutamente incomprensibili. Per cui esiste una separazione dentro di voi fra quello che è la percezione del mondo da parte del vostro corpo luminoso e quella che è la percezione del mondo della ragione. Però il corpo luminoso si addestra in questo campo che voi avete aperto attraverso il sognare. E non è che ignora la ragione, il vostro corpo luminoso, semplicemente a mano che cresce manda intuizioni alla ragione, cioè manda input alla ragione affinché la ragione sia più consapevole, più abile nella vita quotidiana. Perché ricordate che il vostro corpo luminoso che avete aperto mediante il sognare, mediante il vivere per sfida, ha uno e un solo interesse, che voi manteniate un certo numero di mutamenti nella vita fisica sufficienti perché lui diventi abbastanza forte che al momento della morte del corpo fisico diventa voi stessi. Cioè, voi trasferite la vostra coscienza, parliamo anche di separazione, dal corpo fisico al corpo luminoso. Per cui non è che quando uno trova le mani in sogno ha questa esplosione di energia e poi continua e trova ancora le mani in sogno, ha quest'altra esplosione di energia, trova ancora le mani in sogno, passano 3-4 mesi fra un trovarle e l'altra, e un'altra esplosione di energia. A un certo punto, man mano che va avanti, non è che tutti i giorni lui troverà le mani in sogno, tutti i giorni sarà consapevole di sognare, tutti i giorni potrà viaggiare con, fra virgolette, il corpo etereo, visto che a qualcuno piace questa espressione, potrà andare in strani mondi. Ci sarà questo, cioè c'è questo, perché il sogno diventa molto vivido, perché la capacità del cervello di produrre sostanze e nuovi collegamenti neuronali diventa sempre più veloce. Sicuramente questo ci sarà, ma diciamo che quello che è la parte centrale, la parte potente del sognare, in realtà si apre questo campo d'azione per il corpo luminoso. E quando voi
Nel frattempo trasferirete la vostra coscienza dal corpo fisico al corpo luminoso attraverso il sogno, cioè attraverso il sognare in questo caso, perché io ho questa esperienza, ma lo potete fare anche nella quotidianità, all'interno del video per sfida. Quando voi spostate la coscienza dall'uno all'altro, nella ragione c'è una disgregazione, cioè la ragione si disgrega e il corpo luminoso prende sostanza, cioè voi ragionate attraverso il corpo luminoso. Il problema è che quando ritrasferite la ragione dal corpo luminoso al corpo fisico, alla ragione, voi non ricordate più ciò che è avvenuto nel corpo luminoso. Cioè tutto quello che avete fatto col corpo luminoso non ve lo ricordate più. L'unica cosa che resta è l'incisione che la vostra azione attraverso il corpo luminoso ha fatto all'interno delle emozioni. E la ragione può recuperare questa modificazione che voi avete fatto agendo col corpo luminoso attraverso l'intuizione, dando spazio all'intuizione. Però questo si apre in un secondo tempo. Adesso abbiamo divagato un po' troppo. Comunque ho qualche articolo anche, gli ultimi lavori scientifici sul sognare, che più o meno confermano tutta questa teoria, che in realtà è la teoria castanediana. Però quello che a me interessa è che ricordate che qualunque tecnica voi facciate, anche del crogiolo dello stregone, ha successo soltanto se sapete vivere con passione e con determinazione. Altrimenti all'inizio c'è un'ottima esplosione, sia che voi meditate, sia che voi chiamate le cose col loro vero nome, sia che praticate l'intento, sia che praticate, non so, il giudizio di necessità, la follia controllata, cioè tutte cose che appartengono al crogiolo dello stregone. All'inizio ogni singola pratica vi dà delle vere e proprie esplosioni di energia, vi rende effettivamente potenti. Il problema è che se non sapete usarlo con sistematicità e in funzione di, cioè non lo trattate come un mezzo per agire, questo mezzo dentro di voi assume e diventa il fine. E i mezzi, quando si trasformano in fine, hanno un solo scopo, cioè distruggere l'individuo. Cioè il mezzo che fagocita l'individuo facendosi diventare il fine per cui l'individuo agisce. E questa non è una buona cosa, e in effetti Tensegrità di Castaneda era più o meno la stessa cosa. Proviamo ad andare avanti. Le pratiche di Tensegrità tendono a chiudere l'individuo fra le quattro mura di una palestra. Il mondo e la vita è la nostra palestra. Ascoltare le correnti vegetative assieme all'intera pratica del crogiolo dello stregone conduce all'attivazione della percezione fisiologica. La percezione dei fenomeni che ci giungono dal mondo avviene con tutto il corpo, con tutte le consapevolezze presenti nel nostro corpo, ognuna con i propri legami col mondo esterno. Percepiamo il mondo con tutti i nostri organi fisici, con ogni nostra cellula. La valutazione di quei fenomeni deve essere accolta dalla ragione nella formulazione delle sue strategie di esistenza. La percezione fisiologica non è altro che la relazione fra la nostra coscienza e il nostro corpo. Ascoltare le correnti vegetative permette la costruzione consapevole di questa relazione. Con la meditazione si è messo ordine nella ragione, costringendola ad accogliere nuovi modelli e nuovi fenomeni che altrimenti ignorava. Con la contemplazione si è ampliato il ventaglio di fenomeni provenienti dal mondo, riconoscendo in questi le nostre stesse tensioni che si esprimono. Sono stati riconosciuti gli dèi del mondo. Con l'ascolto delle correnti vegetative si permette all'individuo di attivare la soggettività con la quale entrare in relazione con gli dèi e nel contempo la relazione fra la sua coscienza e la sua soggettività. Iniziamo col dire che gli dèi non usano il linguaggio verbale. Il messaggio che ci arriva dal mondo esterno viene soggettivato e manifestato in due momenti distinti, che si possono manifestare anche in tempi diversi, come ricordare qualcosa del passato. 1. Il messaggio viene recepito dal corpo, dalla sua psiche, dalle sue emozioni, dalla sua emotività, eccetera. C'è un'interazione empatica fra un aspetto della nostra soggettività e il mondo esterno. 2.
traduzione dell'interazione empatica in linguaggio verbale, attraverso il sorgere di un'intuizione, di un'idea, di un concetto o di una scoperta. Affinché questo avvenga, è necessario che sia presente nell'individuo A. Autodisciplina, per non farsi fagocitare e sottomettere dall'illusione soggettiva che viene proiettata sul mondo esterno e che può tornare verso l'individuo come oggettività. B. Intento o intenzione progettuale soggettiva, per dirigere quanto emerge in modo utile ai nostri progetti. Gli elementi coinvolti nei processi di attivazione della fisiologia c'è il sentire, vedere, l'intuire, percepire. Che cosa si intende per queste cose nell'ambito di ascoltare le correnti vegetative come applicato in stregoneria? E se io mi fermassi qui dando via le telefonate e del sentire, del vedere, dell'intuire e del percepire ve ne parlo la prossima volta, visto che stiamo quasi per concludere il dibattito, e magari vi dico qualche articolo di stampa che è uscito proprio per confermare quello che stiamo dicendo del Crogiolo dello Stregone. Allora, proviamo un attimino a prendere gli articoli di stampa. Proviamo un attimino a prenderci questi che sono usciti. Sì, sono una serie, insomma, anche perché vi farò più come titoli che come articoli in sé. Allora, 049 700 700 e 049 700 838. Pronto? Ciao. Sono stato proprio... Attento, dimmi. Ho appena aperto di William Reich, Analisi del carattere, no? Sì. Capitolo 14, contatto psichico e corrente vegetativa. Prefazione. Guarda caso, stai parlando del corrente vegetativa. Sì, ma guarda che io ho già specificato che l'ho preso da Reich, il concetto. No, ma io non lo sapevo però. Non lo sapevo che parlavi di Reich, delle corrente. Ci sono. C'è un caso, è stato un caso proprio perché, a parte che sono al tavolo qua, c'erano 50 libri. Mi abbassi la radio per piacere, non riesco a arrivare il fischio. Perfetto. Cioè, va benissimo. Ci sei? Ok. Ok, dai. Dai. Allora, ho aperto a caso Analisi del carattere di William Reich e guardo metà, pagina 363, contatto psichico e corrente vegetativa. Che edizione hai? Che l'ho seguito comunque, comunque non è che... Il problema... Quando io ho fatto questo capitolo, no? Sì. Proprio per spostare l'attenzione interna, ho preso proprio da Reich, no? Spunto per fare il pezzo. Anche vari pezzi del Crogiolo dello Stregone ho preso da altre, per esempio quello sullo scetticismo, l'ho preso dal Pra che parla dello scetticismo e mi ha fatto capire che cos'era in realtà lo scetticismo. Cioè, dal Pra. È un, credo che sia un vicentino anche, considerato dal Pra. Sì. È morto da poco. È un cognome qua vicentino. Sì, è morto da poco ed è considerato uno dei maggiori filosofi scettici moderni. Cioè, ho preso praticamente i titoli dei vari pezzi, li ho preso da vari autori, capito? Non è che io vivo sulla luna. No, capito? Cioè, quando ho dovuto fare il Crogiolo dello Stregone ho pensato quali erano i pezzi. Per esempio nella tensegrità di Castaneda, perché c'è critichi. Cioè non perché, perché la sua sconfitta, è la sua sconfitta. Ha detto, siccome non sono stato in grado di portarvi a vivere il mondo, almeno vi serve una palestra e là, vabbè, tentate di lanciare il vostro punto di allineamento, di fare i vostri esercizi, almeno qualcosa fate. Cioè qualcosa serve, capito? Sì. Cioè non sono riuscito a farvi percorrere il mondo, l'universo, ma almeno per fare questo, insomma. Comunque, de Reich, ho sempre tenuto in grande importanza, perché è uno dei primi coreani che ho, il primo... Il Sugarco? Da Sugarco, sì, uno dei primi, diciamo, personaggi, i primi psichiatri che ho
che ho comprato, insomma, dopo sull'orgasmo praticamente si allinea perfettamente con la corrente vegetativa che ti parlavi prima, sì, no? Sì, sì, sì. La biopatia del cancro sarebbe quello che segue praticamente. Sì, dopo una scoperte successive che ha fatto, sì, praticamente lui si accorge di una cosa che non viene detta, cioè che in parte sto parlando, l'insorgenza del cancro nelle persone è dovuta alla soggettività delle persone, cioè cos'è che scopre lui? No, sì, appunto. Cioè lui praticamente scopre che a parità di condizioni oggettive ci sono alcune persone che si ammalano, altre che non si ammalano. Comunque il fattore principale, diciamo che è sempre la sessualità, insomma, se tu hai notato, io cerco sempre di non parlarne, no? Esatto. E di parlarne indirettamente, esatto. Perché ho dei motivi precisi, sì. Insomma, perché io non voglio dare regole o qualcosa del genere, infatti cerco di parlare il meno possibile di sessualità, anche se dopo alla fine quando muovi le correnti vegetative le prime cose che partono sono la capacità sessuale, esatto. Cioè la prima che si risveglia è quella, non c'è niente da fare. Infatti la sessualità, che poi reprimi la sessualità, sì, che poi quello che si risveglia non è tanto perché le persone pensano a prestazioni, no? Ma non è questione di prestazioni, no. È questione di libido. No, esatto, esatto. È questione di libido. Esatto. Ma come Reich, i primi tempi che lui praticava, sai, parlare di sesso o di sessualità era una roba da fuori di testa. Sì. Purtroppo non sempre è possibile parlarne in maniera così tranquilla. Io era confinato, morto, io. Beh, quello è un altro discorso. Sì. Comunque, vabbè, però ti dico, parlare di Reich non si finisce più, anche perché fece molti errori, tutto sommato, sì, capito, tra le altre cose. Dobbiamo vedere, insomma, dopo, perché naturalmente da profano amico. Quando vedo in giro gente che inventa macchine energetiche, sì, anelli e roba del genere, mi viene un po' da ridere. Perché sai, sì, quando uno ha fatto Reich negli anni 70, queste robe qua le conosce, insomma, esatto. Cioè, per cui sappiamo il valore esatto che hanno queste cose, sì, insomma, no? E pensi che il primo libro di Reich che ho letto nel capitale L'assassinio di Cristo, sì, che dopo pian piano sono avanti, Etere, Diavolo, Etere, Dio, Diavolo, era un libro che non sono mai riuscito a procurarmi, sono procurato solo ultimamente, devo ancora vederlo, se non, nella serie che avevo, la primissima serie del 70, non riuscivo, adesso ce l'ho, adesso posso dargli un'occhiata, sì. Ok. Va bene, dai, va. Avanti. Grazie, ciao. Ciao. Va bene. E così abbiamo sentito anche questo. In effetti, quando Radio Gamma 5 mi ha chiesto, ma scusa, io cosa devo fare per diventare stregone? E io praticamente ho preso il pezzo che stava sul libro dell'Anticristo, ed era il pezzo sull'attenzione, dove praticamente parlava degli elementi del crogiolo dello stregone, e naturalmente ho cercato di mettere l'insieme del percorso di stregoneria dandogli una sua forma che fosse sia funzionale sia che rispondesse alle esigenze della società attuale. E naturalmente è stato un lavoro progressivo che è andato avanti dal 1997, che va avanti tuttora. È sempre un lavoro che si espande, perché si espande non tanto per gli elementi di fondo, cioè gli elementi di fondo del crogiolo dello stregone sono delle affermazioni, no? Le affermazioni sono abbastanza brevi, tutto sommato. Il problema è che l'affermazione non può essere fatta in quanto tale. Cioè, se io vi dico, per esempio, che gli esseri umani e gli animali sono esattamente la stessa cosa, cioè hanno le stesse tensioni, le stesse pulsioni, gli stessi dei che li attraversano, è un'affermazione, insomma, ma se io comincio dopo a trovare il giornale sulla Repubblica del 19 ottobre 2005, che ormai si comincia a capire che batte un cuore nella fattoria degli animali, maiali, galline, pecore, capre, anche loro hanno i sentimenti, cioè, è una cosa che per me è ovvia, però sti qua stanno scoprendo l'acqua calda, ci voleva Coran Lawrence per riuscire a capire che gli animali hanno tutta una serie di passioni, tutta una serie di tensioni, tutta una serie di piaceri. Anche i topolini cantano per amore, o anche gli elefanti piangono,
topolini stessi che piangono per riuscire a farsi la topina. Cioè, esiste tutta una serie di elementi che la stregoneria li ha sempre affermati, ma li ha affermati come oggetto, cioè quasi come fosse un dogma, no? Soltanto che nella situazione attuale questo non è più possibile. È l'unico modo per perché quelle affermazioni non siano più delle affermazioni apoditiche, delle affermazioni aprioristiche, scusate, è necessario proprio ricorrere a quelli che sono gli studi che in questo momento sono in corso. Naturalmente gli studi non ci diranno mai che un povero pazzo deficiente è stato messo in croce, sicuramente era il figlio del Dio padrone che ha creato il mondo. Cioè, qualora gli studi scientifici ci dicesse una cosa del genere, dovremmo indagare molto attentamente. Però quando sentiamo che le ultime scoperte sulla mente, fino alla pubertà, le aree che governano il linguaggio sono duttili e l'apprendimento più facile, noi sappiamo attraverso cosa avviene la manipolazione mentale che i cristiani impongono sul bambino, no? Il cervello umano ha una predisposizione innata alla grammatica, a parlare, un istinto già nei neonati. Ed è un istinto non tanto a parlare, ma quanto alla comunicazione, tant'è che dall'8-11 sulla Repubblica, nel 2005 naturalmente, abbiamo i bebè parlano con gli occhi. E poi abbiamo anche qualcos'altro in giro, super bambini in cerca di affetto, istruiti sportivi ai tech, ma le famiglie non sanno come gestirli. Se avessero ascoltato un po' più le loro correnti vegetative, avrebbero costruito delle migliori relazioni emozionali col mondo e avrebbero capito di più, ma forse non gliene frega niente. Batte un cuore nella fattoria degli animali. Oppure, proviamo ancora ad andare avanti, la chimica dell'amore, settembre 2005, innamorarsi equivale ad impazzire, lo dicono le ricerche più avanzate. Alla vista dell'amato, ormoni e neurotrasmettitori provocano un piacevole cortocircuito fisico e mentale che oggi si può misurare con un prelievo di sangue. Bene, noi sappiamo che l'amore, le relazioni amorose provocano dei veri e propri vere e proprie valanghe emozionali sull'individuo e sulle persone. Per cui sappiamo che persone che hanno molti rapporti affettivi, molti rapporti amorosi, hanno una struttura emozionale molto più agile e molto più efficiente. Inventare un gioco da bambini, il segreto dei geni è senza tempo, dalla Repubblica del 3 ottobre 2005. E dalla, vediamo un attimo, dalla Repubblica del 30 settembre 2005, di notte il cervello si disintegra, così svanisce la coscienza, il discorso che vi ho fatto prima. Maschi insensibili e fragili, questo è un problema anche sociale, però è anche un altro, ha anche altre valenze, ed è tratto dalla Repubblica del 26 settembre 2005. Dormire bene le ore che contano, e c'è gli esperti in declino i testi del quoziente di intelligenza. Quel che conta è l'intelligenza sociale, in realtà quel che conta è l'intelligenza emotiva. E io con questo chiudo qui la trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo, visto che già Stefano che è arrivato, e vi do appuntamento per giovedì prossimo. Vi ricordo una cosa comunque, la vita è una cosa seria, cioè affrontare la vita è una condizione di impegno, e per favore non siate superficiali nelle cose, perché ogni volta che noi facciamo un gesto, questo gesto si innesca nella generalità delle persone e ha degli effetti. Non essere responsabili nelle cose che facciamo significa danneggiare l'intero sistema sociale. E se la stregoneria ne è cosciente, per gli effetti magici che questo ha, le persone dovrebbero essere coscienti, almeno per il senso civile. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone e guardiano dell'Anticristo. Il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera. Ciao a tutti e andate su internet e troverete tutto. Mando immediatamente la pubblicità e vi saluto, vi do appuntamento per giovedì prossimo. Ciao!